Mario ci racconta. Ho dei bei ricordi della mia infanzia. Ricordi spensierati, felici, misti un po' di gelosia dopo che arrivò mia sorella. I miei genitori, infatti, che fino ad allora avevano avuto occhi solo per me, a quel punto riversavano tutte le loro attenzioni su di lei. Per me era diventata una situazione un po' pesante. Non dicevo nulla, ma mi richiudevo in me stesso tenendomi tutto dentro. Poi passarono gli anni e divenni grande. Nel giro di poco tempo, purtroppo, vennero a mancare sia mia madre che mio padre. E da quel momento incominciarono i miei problemi, perché rimasi davvero solo. Anche mia sorella mi abbandonò andando a vivere lontano col marito. Fino a quel momento ero un bevitore del fine settimana, diciamo così. Poi cominciò a diventare un problema serio l'alcol, perché bevevo anche lavorando e divenne una situazione sempre più ingestibile. Non riuscivo letteralmente più a farne meno. Fu allora che decisi di farmi aiutare, rivolgendomi inizialmente a un assistente sociale, poi in seguito al CERT e infine alla comunità, il CUFRAD, dove mi trovo adesso. Finalmente qui ho visto uno spiraglio di luce che mi ha spinto a continuare questo percorso fino ad oggi. Ripensando a tutti questi eventi, ho capito che a un certo punto della mia vita ho iniziato a non volermi più bene. Forse proprio come conseguenza della sensazione di abbandono che ho provato da bambino. Sì, penso che forse l'origine sta lì. Ma finalmente ora ho capito quanto è importante volersi bene e aiutarsi. Spero che un giorno mia sorella torni ad occupare un posto nella mia vita, perché nonostante tutto io le voglio ancora bene.